Un cordiale saluto a tutti gli appassionati di bocce, non solo per la nona giornata del campionato di Serie A di Rafa, ovvero anche l'ultima giornata del girone di andata. Stiamo per seguire la sintesi tra le due squadre al vertice della classifica, ovvero la Pinetina che guida la classifica con 22 punti, l'unica squadra ancora che non ha subito nessuna sconfitta, 7 vittorie e un pareggio, guida la classifica con 22 punti. Seconda posizione per l'Aquila con 18 punti, 6 vittorie, nessun pareggio e 2 sconfitte. E allora questa è la gara al vertice che commenteremo ovviamente con Francesco Ferretti. Ciao Francesco, e allora è una gara tutta da seguire perché la Pinetti, se riuscisse a portare a casa anche questa gara, insomma, prenderebbe il largo. Sì, ciao Alan, un saluto a tutti i telespettatori. Esatto, un incontro molto importante perché oltre ad essere ovviamente il vertice della classifica in palio, potrebbe l'Aperitino operare il primo vero stacco rispetto alla sua diretta concorrente. Ricordiamo l'Aquila due volte campione d'Italia. Che però insomma adesso è staccata di 4, dovesse vincere la Pinetina andrebbe a 7, c'è tutto il girone di ritorno, ma insomma sarebbe comunque un distacco importante e allo stesso modo l'Aquila dovesse vincere invece si porterebbe soltanto a un punto. E allora si parte subito con questa sintesi alla gara di Terna, passiamo al secondo set. Il primo set è stato vinto dai tre atleti dell'Aquila che hanno vinto 8-0, una gara quindi a senso unico. Ora invece si parte con il risultato di 7-3 in questa sintesi. Sì, un match che sinora il parziale, l'avete visto anche dalla grafica, è 3-0, quindi i primi tre set vinti dalla formazione in trasferta. Sino ad ora quindi si è evidenziata sicuramente un'ottima, una bella prestazione da parte degli abruzzesi e una giornata sinora perlomeno sottotono da parte dei capitolini, i giocatori di Ostia, che quindi stanno soccombendo appunto per 3-7-0. 7-3, c'è stato il primo accosto di Barbieri, l'ha tirata Tomao. Nel frattempo, velocemente, le altre partite della nona giornata: Ancona 2000 contro Monte Granaro, CIAR Colbordolo contro il Monte Gridolfo, Fonte Spina contro Fashion Cartel e poi MFP Feltri Rinascita contro Cacciatori. E l'avete visto adesso il primo accosto di Stani, il puntista che è anche il presidente della società della Pinetina. Allora, la terna della Pinetina è composta da Flavio Stani, Gianluca Formicone e Raffaele Tomao. Per l'Aquila invece Sebastiano Barbieri, Mirko Savoretti e Gianluca Manuelli. Bocce giallorosse per la formazione di casa, quindi la Pinetina, bocce bianche con dei disegni geometrici gialli per l'Aquila. Tirato di nuovo intanto Tomao, ha colpito Tomao che ha iniziato per la verità la sua prestazione nella terna con 4 errori consecutivi, poi pian piano è rientrato più in partita, ma comunque sinora non si stanno sicuramente esprimendo al loro livello i giocatori in maglia bianco-blu. Per gli amanti della statistica, la Pinetina come punti fatti ne ha 432, pensate l'Aquila ha un punto in meno, 431. La differenza è in quelli subiti con la Pinetina che ne ha subiti 303, l'Aquila invece 327. Adesso tira il pallino, lo colpisce peraltro anche avverso, però ne prende solo una piccola porzione, il pallino non arriva fino a giù, fa il punto. Formicone che tra l'altro è l'ex di turno, l'ex di lusso, giocava proprio contribuito alla conquista dei due titoli nelle stagioni scorse con l'Aquila, adesso in forza alla Pinetina. E allora Savoretti. Savoretti invece diciamo, è stato colui che è stato chiamato per sostituire in un certo qual modo appunto, la fuoriuscita di Formicone, in più in corsa l'Aquila ha preso Sebastiano Barbieri, quel Sebastiano Barbieri che adesso sta giocando da puntista della terna, tra l'altro una prestazione la sua davvero ottima. L'accosto di Mirko Savoretti. Sì, adesso toglie il punto, c'è ancora molta distanza, ma Assolutamente. l'arbitro di partita, il signor Vincenzo Brignone, arbitro nazionale del Comitato di Latina. L'accosto, ecco, adesso è Stani.
Anche lui prova a sfruttare la sponda per rientrare verso il pallino. Riesce a prendere, mettere il punto a terra. Sì, ben tirata questa. Sì. Tra l'altro va anche un po', vedete, a impallarsi con quella davanti. La boccia c'è, sarebbe meglio un mancino, ma Manuelli, che è il bocciatore della formazione dell'Aquila, ovviamente è destro. Vediamo. Stanno studiando la situazione. Consigli di Savoretti proprio a Manuelli. Sì, sì, che alla fine insomma si angola tutto, cercherà un sopramano. Bella bocciata, colpisce buona, molto bene. Leva via la boccia della Pinetina, rimane quindi il punto a terra, quella boccia tirata prima da Savoretti, quell'accosto di Savoretti. E il vantaggio di boccia è in favore proprio della formazione abruzzese, dell'Aquila. Ricordiamo il punteggio 7-3, quindi adesso Formigone è costretto a togliere il punto e possibilmente anche a cercare di coprirsi un po' con la boccia corta. Allora, decisivo questo tiro. Punto lo fa, questa è buona, vediamo però se resta aperta. Punto a terra ora per la Pinetina con l'Aquila. Che più aperta della precedente. Sì, ha l'opportunità comunque di chiudere qui il set. Ci passa molto vicino, ma non l'errore di Manuelli. Punto quindi per la Pinetina con il parziale ora di 7-4 per l'Aquila. All'Aquila basta un punto per andare a chiudere il set. Allora, tra l'altro, Alan, questo è stato il primo errore di Manuelli. Diciamo che nel secondo set che sta giocando è il primo errore. Tra l'altro, primo errore, ma anche quello più importante, perché insomma avrebbe significato addirittura il 4-0. Voleva dire chiudere la partita, chiudere la terna. All'intervallo, dopo essersi certo aggiudicati il primo set per 8-0. Ora sono ad un passo gli atleti dell'Aquila, 7-4. Di Nicola, tra l'altro, senza storia contro l'ombra, così potremmo dire, di Benedetti. Di Nicola ha sbagliato nulla praticamente, Benedetti molto, risultato 2-7-0 per il giocatore abruzzese senza troppe difficoltà. L'accosto intanto ottimo di Stani. Realizza un bersaglio. Vediamo adesso Manuelli se e come si è ripreso dall'errore precedente, che ovviamente è importante. E ne prende un pizzico, qualche strascico. Sì, quel tanto che basta. Non eccezionale anche questa bocciata di Manuelli. Ma probabilmente appunto è la conseguenza diretta dell'errore. Il contraccolpo psicologico, sì, dell'errore commesso prima. È buono anche questo di buono l'accosto, costo di Barbieri, sì. Sì. Sicuramente la tirerà adesso Tomao. Sopramano anche lui, e anche lui un pizzico, vediamo se si esce. E allora ora il punto a terra per la Pinetina, ma molto lontana dal pallino la boccia giallo-rossa. Se non altro continuano a mantenere il vantaggio di boccia. Barbieri, l'abbiamo detto, abbiamo accennato prima, è entrato in corsa, acquistato in corsa dalla formazione campione d'Italia. Ottimo il suo impatto su questa specie, su questo incontro, l'abbiamo visto davvero sinora giocare molto bene. Altro ottimo accosto il suo. E Tomao. La bocciata di Raffaele Tomao. Resta sempre il punto, sempre, sì, il solito vantaggio di boccia. Per adesso tutto il gioco ancora da sviluppare. Tomao, che è uno dei tre giocatori di A1 della formazione della Pinetina, insieme ovviamente a Benedetti Emiliano, Formigone e Gianluca. Savoretti si sta preparando, prepara, sì, il terreno. Savoretti è molto meticoloso da questo punto di vista, veramente non lascia assolutamente nulla al caso.
E allora l'accosto di Mirko Savoretti. 3-1 anche per l'Aquila. Giuliano Di Nicola, Mirko Savoretti proprio che ha tirato adesso e quelle Gianluca Manuelli. È molto abbiamo buono visto come questo bocciatore. Accosto. Sì, ottimo. Ma ha fatto sapere al suo compagno a Formigone che la boccia era oltre, colpisce pulito molto bene ed è sempre lì con quella boccia giallorossa a fare il punto a terra. Questo, sono due ora, ma questo sono... sì, tutti attaccati lì, si possono muovere le bocce sulla sponda frontale. Questo rischia di essere un tiro in cui si va boccia su boccia sino all'ultimo, dove poi si troverebbero opposti il bocciatore della terna dell'Aquila e il puntista della terna della Pinetina, con i ruoli invertiti, cioè il Manuelli che dovrebbe probabilmente giocare in accosto e in base all'accosto Stani tirare oppure vediamo. Buona anche questa intanto, di Savoretti, laterale, ma è vicina. Colpisce ancora una volta. Esattamente come prima. Si muovono le bocce sulla sponda, beh adesso probabilmente è rientrata la bianca, ma insomma... Sempre punto a terra per la Pinetina. Sì. E adesso siamo proprio in quella situazione, vediamo, perché Manuelli all'ultima boccia per la formazione dell'Aquila. Ricordiamo anche il punteggio, 7-4, quindi lui sarebbe invitato a giocare in accosto, lo dovesse giocare stretta, costringerebbe a tirare il puntista della terna avversaria, che sinora ovviamente non ha mai bocciato. E dovrebbe sperare nell'errore del puntista in bocciata. Avete visto Savoretti, gli ha anche spiegato proprio la strada... Per il suo accosto bisogna avere la forza. Vabbè, comunque non tanto sembra quella, male, sì, tanto quella boccia della Pinetina comunque è bella lontana. No, ma il discorso era che se avesse lasciato spazio in abbondanza avrebbe giocato in accosto, quindi sulla sicurezza Stani, invece è costretto a bocciarla. E colpisce, bene. E va. Bocciata anche di carattere, se vogliamo, insomma era fondamentale, avesse sbagliato avrebbe perso. E allora 7-5. Diminuisce ancora il distacco, la Pinetina con l'Aquila sempre a un passo da aggiudicarsi anche questo set, ma non riesce a chiuderlo, non riesce a conquistare il punto che gli servirebbe ora la Pinetina in posta. Sotto la sponda di destra, pallino lungo, taglia tutto il campo, lo vedete dall'angolo opposto Stani. Chissà adesso Manuelli, quell'unica bocciata, perché ripetiamo la prestazione assolutamente maiuscola del tiratore della formazione abruzzese. Tuttavia quell'unico errore quanto gli peserà, altro ottimo accosto intanto di Stani, che non ha un po' alternato, non ha brillato nel corso di questi primi due set, però adesso insomma sembra aver preso una certa, forse anche la bocciata di prima ha influito positivamente. Colpisce Manuelli, si muove un po' il pallino che va solo verso il centro, niente di più. Punto che resta la formazione di casa. Sempre punto a terra per la Pinetina. Tre campioni mondiali in questa, in questo incontro in campo, Alan, Savoretti, Di Nicola e Benedetti. Il quarto. Beh, non è a caso Signorini. Sono poi le due squadre, sì, al comando. Altro accosto intanto molto buono giocato questo da assolutamente sì. Barbieri. L'altro, dicevamo, il quarto alfiere a Puerto Iguazú mondiale, Signorini, che gioca per la MP Filtri di nascita. Bocciata intanto di Tomà, si rimuove il pallino. Allora andiamo a vedere dove finisce il pallino. Metà strada. Punto a terra sempre per la Pinetina. Sì, va sulla pedana opposta, ma insomma molto distante. Però continuano ad avere il vantaggio di boccia i romani. Sfiora la tavola laterale. Sì, l'ha puntata molto per farla sembra uscire verso il centro. Corta. Beh, la forza. Punto dovrebbe averlo fatto perché non vediamo ancora quella sotto, ma insomma evidentemente sì, punto, sì, punto, punto, punto a terra ora per l'Aquila. Ecco quel gesto, quel segno convenzionale dell'arbitro, stecca dritta significa verticale, punto preso. Però ora la Pinetina con l'accosto.
Stani viene sfruttando anche lui quella sponda per farla rientrare, è un po' lunga. Sembra però. Lunghetta, sì. Dovrebbe averlo fatto, sembrerebbe di sì, però. Sentiamo l'arbitro. La misurazione. L'altro arbitro lo vedete sullo sfondo, Enrico Candido, sempre del Comitato Provinciale di Latina. Adesso dichiara il punto non fatto. Però lo fa ricontrollare Stani, non è molto convinto. Questa è la panchina intanto della Pinetina. E alla fine ha dichiarato il punto. Punto per sì. La Pinetina, allora Savoretti in accosto. Direttore di gara anche del Comitato di Latina, altro arbitro nazionale, Gianfranco Copat. Abbiamo visto brutto errore. Molto lunga. Beh, questa gli è scappata proprio. Assolutamente sì. Data via oltre 2 metri, insomma. Questo è un errore di Savoretti con questo accosto lunghissimo. Anche lui sostanzialmente, insomma, ha sbagliato veramente poco o nulla. Questo è uno dei suoi rarissimi errori. Ripetiamo, la prestazione sinora della formazione dell'Aquila è assolutamente di rilievo, molto meno quella della Pinetina. Adesso trova la sua, bella accosto, ne mette 2 in terra. Eh sì. Avvicina ulteriormente la boccia precedente, piazza anche la sua, quindi dovrebbero essere 2 ora i punti a sì, terra. Sì, sicuramente c'era poco prima, quindi. Per l'Aquila, che vorrebbe dire chiudere l'incontro. Ne basta 1 all'Aquila per chiudere il secondo set. È pure vero che però ancora hanno diverse bocce in mano. Adesso il compito di Formigone è passare tra le due. Passare in mezzo per fare il punto, quindi la deve. Non è facile questo no. Tiro, deve trovare il corridoio, l'ha giusto, trovato, sì. La forza sembra quella buona. Sì, sì, va un po' oltre ma lo toglie, sì, bella punto, cosa. Punto a terra per la Pinetina. Non e era adesso? Assolutamente facile questo accosto. No, la tira adesso Manuelli e lascia i 2 punti se colpisce in terra. Allora, la bocciata di Manuelli. Ancora colpita efficace, molto bene. Molto bene. E adesso c'è da pensarci un po', perché lo vedete, il terzo e il quarto punto sono giallo e rosse le bocce, quindi potrebbero tirare, ecco, glielo sta dicendo adesso e viene chiamato anche il time out. Vado a vedere proprio questo, Alan, perché potrebbero tirare il secondo punto, la più corta, con un rimpallo, potrebbero addirittura fare 5-3-8. Quindi è una giocata, insomma, che c'è, perché le bocce sono sfalsate, lo vedete. Allora, ecco, se vedete non sbaglio, hanno ancora a disposizione 2 bocce. Esatto, sì. Quindi la possibilità di tirare il secondo, intanto ecco anche la panchina ne approfitta ovviamente il time out, vedete Di Nicola, i due fratelli con Giulio Crosta, anche l'altro, Dino Tarquini che è l'allenatore dell'Aquila. Intervengono un po' tutti. Ebbene, il time out del resto. Non è facile, non è facile. No, però sono sfalsate quello è che... Fattibile, è sì, fattibile. Quello giusto, quello che serve per poter tentare il rimpallo. Dovesse riuscirgli... È una bella giocata. E vincerebbe ecco l'allenatore anche della Pinetina. Sì. Allora, sanno che la giocata non è facile, ma... ma ci devono assolutamente provare, anche perché gli avversari sono assenti, insomma, quindi... Devono sì, perché altrimenti gli avversari chiuderebbero qui il secondo set. Bella bocciata, ci è passata vicino, ne avesse presa un filo di meno l'avrebbe rimpallata, avete visto quanto gli è passata vicino quella boccia. E allora una. Però quello è l'8, la deve tirare Gianluca, anche questa bocciata di, serve molto sangue freddo. Formicone. Colpisce bene, non rientra però nessun altro. Sono 2 punti, e ora pareggio, 7 pari. La Pinetina deve aggiudicarsi questo set per mantenere viva la speranza, soprattutto nel secondo turno dopo l'intervallo, perché certo chiudere sul 4-0 non sarebbe... Assolutamente, assolutamente no. La Pinetina che fino a questo momento non ha mai perso, 7 vittorie e 1 pareggio in questo campionato. Certo, oggi... Anche andassero sul 3-1 sarebbe comunque dura, anche perché il livello degli avversari ovviamente è assolutamente alto, assolutamente di
di rilievo. Ancora una volta l'angolo, sceglie Stani per il suo primo accosto, taglia tutto il campo, pallino sotto la sponda di sinistra. La direzione ovviamente è quella giusta. Certo che l'Aquila, che stava conducendo 7-3, ora si è fatta recuperare 7 pari. E del resto l'occasione l'hanno avuta per chiuderlo, e dopodiché non è più capitato loro, anzi forse ce n'è avuta una complicata proprio nel tiro precedente Tomau e Formicone per chiuderla. Tanto colpisce Emanuele, le bocce di nuovo sulla sponda frontale. Punto che resta però alla formazione di casa. L'angolo anche per Barbieri. Certo Francesco che questa l'ultima giornata di campionato sarà l'Aquila alla Pinettina e potrebbe essere la gara che deciderà chi vincerà il campionato. Sì, il caso ha voluto in effetti che questo match fosse l'ultimo, ovviamente il girone d'andata, quindi di conseguenza anche del ritorno, e se le cose diciamo si mettono in un certo modo potrebbe essere quello decisivo per l'aggiudicazione del titolo, sì. Anche l'altro anno è finita il photo finish, proprio seconda è arrivata, guarda caso, la Pinetina, la vittoria invece dell'Aquila. L'Aquila col Bordolo, che ha vinto gli ultimi due campionati. Tanto Stani ha fatto il punto, corto però. Ancora possibilità per Barbieri, che aveva un po', era andato un po' lungo l'accosto di con la precedente. Barbieri sembra di no. Stavolta trova quella del suo avversario. E adesso hanno già la quarta boccia da giocare, devono stare un po', vediamo. Chiamano time out, avete visto chiaro il gesto di Manuelli, entra in campo Dino Tarquini. Anche presidente del comitato provinciale dell'Aquila, oltre che... Un po' scuro in volto Savoretti, Eh beh, perché adesso con la quarta boccia provano a buttare fuori il pallino, tirandolo quindi con una certa forza per cercare di annullare il tiro, e se no, anche giocando in accosto, ripeto, hanno due bocce di vantaggio. I padroni di casa non è così semplice, ricordiamo il punteggio, è 7 pari, quindi... Sì. E ripetiamo che stavano conducendo per 7-3, i giocatori dell'Aquila si sono fatti recuperare. Ed eccolo infatti, bocciate di Savoretti. Savoretti. Non tira Manuelli, che è il tiro più dolce, prova una staffilata più forte sotto mano, lo colpisce ma non gli esce. Lo prende talmente pieno che batte un po', sì, sulla sponda frontale, sì, e torna solo indietro. Adesso stava, l'avete sentito dalle voci, sì, stava spiegando il tiro da una parte all'altra del campo e Gianluca Formicone l'ha invitato a venire senza, per ragionare su come è tirarla. È molto strategica questa partita. E beh, soprattutto perché ovviamente la posta in palio, in particolare per la Pinetina adesso, cioè la possibilità di rimanere comunque ancora in partita e non assolutamente, vogliono... Assolutamente, devono assolutamente vincere questo set. Alla fine provano a passare esternamente, quindi sulla destra delle bocce del pallino. Vediamo se il corridoio è quello buono. Sì, sì, no, il punto lo fa. Probabilmente non lo farà molto stretto, ma insomma, no, il punto lo fa. 70, avete visto, l'ha detto proprio adesso, visto e sentito probabilmente la voce di Barbieri. Si è capito, ma insomma si i dubbi capito. Nella... I dubbi Savoretti, nella... Sì, sì, Savoretti ha più di un dubbio. Non sa se tirarla da quell'angolo anche lui, non conosce evidentemente la pendenza del campo in quella specifica porzione, in quello specifico settore, per cui è un po' titubante, ecco adesso. Non è convintissimo però, Mirko Savoretti. Hai visto l'abito di partita? Controllare l'orologio, il tempo. 60 i secondi di tempo per giocare una boccia. Si accuccia anche un po'.
passando molto vicino. E alla fine è un ottimo accosto. Sì, vediamo la forza, molto buono. Ottima questa giocata di Mirko Savoretti. Toglie il punto sotto la sponda, ma... Bocciata adesso di Tomao, che sfrutta proprio la pendenza del campo, colpisce, si muove il pallino. E allora, vediamo un po' il punto a terra ora di chi è, sembra per l'Aquila. Sì, è bianco. Molto spazio. È molto sentita questo secondo set, si sente un gran vociferare. Tutti stanno dicendo un po' la propria. Vantaggio di Boccia resta sempre la pinetina. Che non è poco, eh? No, però adesso è fondamentale questo accosto di Formicone. Adesso non ci impalla allora, un po'. Allora, purtroppo sì, abbiamo... Vabbè, comunque... Però considerando dovrebbe essere molto vicino. È ottima. Ottimo questo accosto. Adesso deve sperare Emanuelli di colpire, no sperare, deve cercare di colpire, esatto, quella porzione che ha fatto vedere Barbieri sulla sinistra in modo di far muovere il pallino e sperare in un rimpallo. Sperare, sì. Se la fa pulita di spazio ce n'è tanto. Sperare che anche la fortuna, insomma. Si angola tutto, infatti, per questo motivo Emanuelli cerca di colpirla sulla sinistra, la prende invece dentro. Fa il punto, ma insomma. Sì, no, lo fa, ma... Punto, sì, ma non è... Troppo spazio a disposizione. Assolutamente, il punto a terra è per l'Aquila, ma ora... No, non dovrebbero esserci problemi, con assolutamente. Questo accosto dovrebbe andare a vincere la pinetina. E infatti si danno già la mano. Già gli applausi. Allora, è 8-7 in questo secondo set per la pinetina, 1-1. E 3-1 nel computo finale dei set. Molto combattuta questa gara di terna. E adesso si passerà Alan a seguire il doppio turno di coppia, in particolare vedremo quello che si svolge sulla stessa corsia dove si è giocata adesso, si è disputata adesso la terna, dopo la pausa. Formicone e Benedetti. Per la pinetina, per l'Aquila invece Sebastiano Barbieri e nuovamente anche Mirko Savoretti. Primo tiro proprio, l'accosto, resta laterale di Formicone. Vediamo Benedetti, vediamo, è stato un po' sottotono durante, soprattutto l'individuale non ha giocato, anche quando è cresciuto un po' di livello di Nicola, Giuliano non gli ha dato poi modo di ritornare in partita. Vediamo se adesso si è ripreso un po', intanto ottimo l'accosto di Barbieri. Quello di Formicone era vicino, ma... Certo che l'Aquila sta disputando una gran bella partita. Sì, è determinata, risoluta, molto convinta. Beh, venire qui fuori casa, in casa della prima in classifica, con, avete visto, avete sentito prima, gran parte del pubblico ovviamente è di casa. Primo volo intanto di Benedetti che colpisce, si muove però il pallino. Non la colpisce pulita, pallino va giù, punto largo che però resta una formazione abruzzese. A costo adesso di Formicone, già la terza boccia in questo tiro. Quindi primo set individuale vinto da Di Nicola su... Benedetti, secondo set di terna vinto l'Aquila, secondo set individuale vinto da Di Nicola sempre su Benedetti e poi il secondo set di terna vinto dalla Pinetina, 3-1 e ora dopo l'intervallo. Colpito intanto ma al contrario Savoretti, la terza boccia giocata dalla Pinetina, Formicone in accosto, ha colpito ma adesso si ferma per... far giocare le altre formazioni, per non disturbare i tiri delle altre formazioni in campo. Di Felice, Luca Di Felice e Raffaele Tomao sulla corsia accanto, la numero 2 dell'impianto della Pinetina per proprio la Pinetina. Se la stanno vedendo contro Giuliano Di Nicola e Gianluca Manuelli per l'Aquila. La ritira adesso, avendola colpita al contrario. Savoretti. Sì, è rimasta sostanzialmente lì vicino.
avendo il vantaggio di Boccia, ci riprova. Bel sopramano, classico stile. Sì, sbaglia, uno ripetiamo dei suoi rari errori, sì. Ha cercato il verso però, ha cercato la bocciata più precisa rispetto alla precedente. Stile molto composto, bello a vedersi sia sopramano che sottomano quello di Savoretti. Barbieri, l'accosto. È non semplice perché è vicina quella di della Pinetina, ma tira molto bene però. Altro bello accosto, sì. Molto buono questo accosto di Sebastiano Barbieri. Adesso deve colpire anche bene Benedetti, perché sulla sponda frontale contano più le bianche che non quelle rialzate sue. Alza la bocciata, pisce molto bene, la boccia si inchioda. E allora, primo punto per la Pinetina, 1-0. Ovviamente adesso tutti i set hanno un peso specifico davvero importante, perché la Pinetina adesso deve sostanzialmente non sbagliare per farsi sotto, addirittura non per vincere ma per riuscire a farsi sotto nell'incontro all'Aquila. Formicone. Prima accosto va un po' lungo, non l'ideale sotto la sponda, dove è sempre meglio prendere le prime posizioni corte davanti al pallino. La risposta di Barbieri. La punta molto bene verso la sponda, boccia che esce, anche un pizzico troppo, ma la forza è precisa, quindi fa un ottimo punto. Non la tirano nel secondo oltre, preferiscono rigiocare in accosto, anche perché dovesse agganciarlo il pallino potrebbe addirittura farne due. Ovviamente non è semplicissimo, ma Formicone ha le sue corde, questi altri colpi. Aia. Lo tocca ma lo lascia. Andiamo a vedere, punto. No, non l'ha fatto. Non l'ha fatto. Sempre per l'Aquila. Bello accosto, non fortunato stavolta. No, assolutamente no, perché ha avvicinato il pallino ulteriormente. Adesso se colpisce pulito... Alla boccia dell'avversario. Benedetti, le due bocce sono vicine. Mamma mia, invece non colpisce bene, spazza via un po' tutto, pallino torna anche leggermente indietro. Non una bella bocciata. No, assolutamente. E ora Barbieri si consulta con Savoretti. Sì, sostanzialmente solo per decidere al meglio la posizione da cui giocare il suo accosto, che intanto fa in tempo anche a dare un'occhiata al tiro sul campo accanto. Evidentemente non è stato così positivo per la sua squadra, Barbieri. E adesso gioca suo secondo accosto. Anche lui va un po' oltre, sicuramente avrebbe preferito giocarla più corta. Punto a terra comunque per Barbieri. E adesso sostanzialmente può rimettere sotto l'impallo, togliesse il punto Benedetti, la boccia dell'avversario. Deve metterla bene, perché poi i giocatori dell'Aquila hanno ancora due bocce. La direzione è giusta, ma sembrerebbe corta. Corta, sì. Molto corta. Non arriva. No. Possibilità adesso sì, di portare a casa un bel po' di punti. E allora Savoretti ovviamente sfrutta l'altra parte del campo, si sposta sulla destra per passare esterno. Spazio ce n'è, insomma, non tantissimo come distanza, ma c'è tutto il campo libero da quella parte. Eccola che adesso comincia anche, insomma, a piegare un po'. Ne ha detto anche, si è capito dal labiale di Formicone, gliel'ha dato, quindi evidentemente insomma c'è molta differenza. Sì. Ultima boccia. Savoretti ancora. Primo gioco del primo set. Questa la punta ancora meglio. Forse però un pizzico più lunga. Sì. Vediamo se
si mette sostanzialmente quasi parallela all'altra. Allora, andiamo accanto. A quanti punti? Guarda anche la prima, la sposta uno, perché non c'è misura, quindi due, è il terzo. Tre punti. 3-1. Tre punti per l'Aquila. 3-1 ora. Ma è stato l'errore in bocciata, diciamo, l'errore non tanto perché ha fallito, ma perché ha colpito male Di Benedetti, per anche l'accosto non è stato un granché per consentire. No, hanno portato a casa 3 punti, ma non hanno giocato benissimo, eh. No, ne hanno approfittato, allora l'Aquila ha fatto il suo, nel senso che ha approfittato dell'errore al massimo, aveva la possibilità di farne 3 e 3 ne ha fatti. Sì, ha fatto, però... La Pinetina ha lasciato ovviamente un po' a desiderare, soprattutto per la qualità delle giocate, in particolare di Benedetti. E allora l'impostazione della coppia dell'Aquila. E anche qui è curioso perché appunto vediamo la formazione esterna a giocare il pallino al centro del campo, piuttosto lungo, e cercare invece le sponde laterali alla formazione di casa. Però stavolta Barbieri resta un po' troppo corto, sì. Ha problemi a fare il punto Formicone. E allora Gianluca Formicone ha messo il punto a terra, che forse sinora è quello che si è un po' più salvato dal punto di vista del rendimento della sua formazione. Probabilmente non ha brillato, ma è quello Barbieri che si è salvato di più, che ha retto un po' più l'urto. E allora il corridoio è quello giusto, la forza... Bella sì, cosa, sì. Sta giocando bene molto, Barbieri. Molto buono questo accosto di Sebastiano Barbieri, quando ora ci sarà la bocciata di Emiliano Benedetti. Colpisce bene, pulito, stavolta il fuoriclasse romano. Non era semplice portarla via pulita, no, da lì. Assolutamente no. E allora Savoretti, questa è la penultima boccia a disposizione per la coppia dell'Aquila. La tira, giocano più sul sicuro, sopramano per lui, colpisce. Piazza pulita. Formicone. Ovviamente cerca costa di rifare il punto, anche lui taglia il campo da destra verso sinistra. Abbiamo l'arbitro che ci copre. Di spazio però ce n'è tanto, no? Il punto è fatto. Sì, però. Quella è corta, si vede quella porzione, eccola lì la boccia. Non un granché, eh? No. E allora vediamo Savoretti, ultima boccia, poi la coppia della Pinettina ne avrà a disposizione una per andare a chiudere questo terzo gioco. Gioca in accosto Savoretti. Non ricalcando la traiettoria del suo compagno, lui sceglie proprio l'altra parte sponda, opposta, sì. Soliti due passetti prima di rilasciare la boccia. Allora vediamo, approfitta della pendenza della sponda a rientrare. Non è tirata male, sembra un po' lunga però. Trova quel pizzico di boccia che gli consente di fare il punto. Gli dà quella spintina vicino al pallino, però. Vabbè, adesso se colpisce Emiliano ne fa uno Benedetti. La bocciata a vuoto. Altro errore. Eh sì, e allora ora il parziale di 4-1 per la coppia dell'Aquila. Giornata sostanzialmente no per, direi di sì, per Benedetti. Questo è un errore, una bocciata tutto sommato libera, non una distanza... Ad impostare ora Sebastiano Barbieri. Impossibile per lui, quindi insomma un brutto errore. Sì, lì avevano l'opportunità di portare a casa loro un punto, ma 4-1. Dal 3-2 potenziale addirittura 4-1. Con la centro del campo per l'Aquila. Ancora buono l'accosto di Barbieri. Non è un bersaglio, l'avete sentito, sola.
significa sola la boccia del punto. E allora, Benedetti, l'errore di prima, vediamo se lo condiziona. Colpisce. Un rimpallo sulla sponda frontale, si rialza quella della Ma non è soddisfatto nemmeno lui, eh? Assolutamente. Basti dire che anche nell'individuale, addirittura il primo set perso in soli tre tiri. 8-0, secco per 3-0, 5-0 e 8-0 per Di Nicola su Benedetti. Questa è la dimostrazione che Benedetti oggi non è in giornata, sì. Molto più combattuto il secondo set, ci sono voluti 7 tiri a Di Nicola per avere ragione del suo avversario, ma insomma, tanto l'accosto. Decidono alla fine di accostare. Vabbè, a rendere ancora più emozionante questo campionato se le cose continuano così come si stanno mettendo. Toglie il punto molto bene intanto Formicone. Una vittoria della Pinetina. Tira di volo adesso, decide di tirarla di volo. Allora andiamo a vedere Savoretti, la sua bocciata di volo. Tre passi sul sinistro, molto ben eseguita. Resta anche sul gioco, gran bella volata di Savoretti. Pubblico zittito. Eh beh, certo. Qualche applauso sportivo, ma abbiamo visto molti tifosi della Pinetina. Sì, in silenzio. Del resto non si aspettavano, immaginiamo, insomma, no? Un'evoluzione dell'incontro di questo tipo. Combattuta sì, ma addirittura trovarsi già sotto di 3-7-1 all'intervallo, altro bell'accosto di Formicone. Anche perché sa un po' di derby calcistico, con le bocce giallorosse. E la maglia bianco-celeste, se vogliamo. Esatto. Adesso un conciliabolo fra arbitro di partita e Savoretti. Alla fine parte. Bene, colpisce pulito. Se non sembra soddisfatto. No, perché non ha coperto la metà del campo probabilmente. Perché adesso Emiliano Benedetti ha una boccia. Però il punto, esatto, gliel'ha detto proprio in questo momento. Dice, un punto in accosto posso sempre lasciarlo. Allora tanto vale, tiro il pallino. Se va sul lato destro, vediamo. Allora vediamo la bocciata. Molto bene, lo colpisce. Pallino che però si stoppa. L'ha preso nel verso giusto perché il pallino ha battuto sulla sponda di sinistra, però non ha girato. Punto, comunque un punto, dai, per ma se ne lamentano, vedi? La Pinetina. Eh sì, gli si è stoppato, giustamente non se l'aspettava. Non è per nulla perché soddisfatto, Benedetti. Gli ha l'ha un po' rimproverato, Formicone. No, credo più che altro si la stiano prendendo con il pallino che non ha voluto fare il suo tragitto che loro immaginavano essere naturale, perché colpito avverso, battuto sulla sponda laterale, quello con l'effetto una volta che tocca la frontale doveva allargarsi di più verso destra, invece si è stoppato. 4-2 ore per l'Aquila sulla Pinetina, ora impostare la Pinetina con Formicone. Sotto la sponda. Lo vedete, all'altezza quasi della linea del volo opposta, sotto la sponda di sinistra. E non male il suo accosto, davanti al pallino, corta, buona boccia. Questa è la distanza, l'avete sentito dall'arbitro. E infatti poi alla fine si decidono per tirarla. E allora Savoretti, che attende anche l'arbitro, sì, attendere il direttore di gara, opposta, sta, sì, Copat sta a fianco, misurando un punto. L'invito a proseguire adesso da parte di Brignone. Gli ha dato il via. Pronto per la raffata, ancora un sopramano per lui, colpisce pieno. Punto a terra per... Boccia che adesso ritorna, sì, lemme, ma ritorna, quindi fa il punto.
Punto a terra per l'Aquila, laggiù. E ora nuovamente Formicone, il suo accosto. Ben giocata anche questa. Si apre un pizzico di più, ma è molto vicino. Sì, buono anche questo accosto. Va leggermente oltre il pallino, insomma. Vediamo cosa decideranno di fare, perché io pensavo l'avrebbero tirata subito, invece ci stanno pensando un po'. Adesso sembra quasi partire Savoretti, poi però ci ripensano ancora. Chiedono se la boccia è oltre, gli viene risposto di sì, alla fine si decide Barbieri e gioca in accosto. Non semplice, perché comunque la distanza non è poi così ampia. Ma la gioca perfettamente. Ottimo, ottimo questo accosto. Altra bella boccia giocata da Barbieri. Di nuovo adesso Benedetti è chiamato a colpire pulito. E allora andiamo a vedere la bocciata di Benedetti, che non sta brillando. Altro brutto errore, colpisce la sua. Eh sì. Altro brutto errore. Questo sì. Incredulo per la sua giornata, lui. Sì. Adesso Barbieri va a vedere il gioco per capire la posizione del pallino rispetto alla boccia, perché più ovviamente si sposta sotto la pancia cosiddetta della boccia, più è difficile farlo muovere da lì, quindi va a vedere quello. Ecco, lo avete sentito, infatti, sta parallelo, lasciamo stare il gioco così, questo E infatti Benedetti non tira, cerca semplicemente di tamponare. E allora il parziale è di 4-2 per l'Aquila. Deve ridurre i danni. Ma questa sembra ancora una volta un po' corta, la direzione ovviamente è quella giusta. Buona, la vedete, sì. Cioè non l'ideale. No, però un po' disturba. Adesso addirittura controllano se il terzo punto, quello sulla sponda, e infatti la chiede adesso la verifica, potrebbe addirittura tirarla, fosse il terzo punto, fosse bianco, potrebbe tirarla di sottomano per cercare addirittura il 4 e 4-8, che ovviamente però non è semplice. Dovrebbe dire chiudere il 7, ma non è per nulla una giocata facile. Infatti adesso ecco di nuovo Copat insieme a Brignone verificheranno la distanza. Sì, non è comunque una bocciata semplicissima, perché non solo deve rimanere sul gioco, ma deve anche portarla via pulita. L'apprensione ancora sulla panchina, la formazione della Pinetina. E infatti alla fine giocano in accosto, il che vuol dire che il terzo non è bianco. O se anche lo è, insomma, l'hanno preferito non rischiare. Probabilmente però non era loro e quindi gioca in accosto. Sì, c'è. E allora sono 2 punti ora per l'Aquila. Molto siamo scrupoloso Brignone. Sì, 6-2. Meno da come abbiamo visto dalle immagini sembra essere. Sentiamo l'arbitro, che noi abbiamo una prospettiva che ci può sempre ingannare. 2, infatti. 2, allora vediamo se vanno per il terzo. Savoretti, molto metodico. Sì, Savoretti è un giocatore che appunto abbiamo visto in a più riprese, sia nel bocciare che nell'accostare, molto molto meticoloso nella preparazione del suo tiro. Si concentra sempre ai massimi livelli, ogni singola boccia. I risultati diciamo che però lo premiano, quindi 3 punti, 7-2 per la coppia dell'Aquila, che ora va a impostare. Vedete anche i Manca giocatori della Pinetina guardare l'altra corsia, perché adesso bisogna vedere cosa succede dall'altra parte, perché qui per la Pinetina si sta mettendo male. E se nel campo a fianco, nella corsia a fianco, i risultati sono quelli di questa, l'Aquila
ci sta aggiudicando l'incontro, il che vorrebbe dire anche la prima sconfitta in campionato per la Pinettina e soprattutto il campionato era bene o male già aperto prima, perché erano 4 i punti di stacco tra la Pinettina e con tutto il girone, l'Aquila, certo, di ritorno, ma ora vorrebbe dire veramente una bella gara 2 per questo titolo. Vedete Emanuele che dall'altro campo rientra e addirittura chiamano il time out subito, proprio perché adesso vediamo cosa cercheranno di fare, se proveranno a forzare o tirando subito il pallino o che cosa. E beh, certo, la vittoria dell'Aquila riaprirebbe assolutamente un campionato che comunque è aperto, perché ripetiamo c'è ancora tutto il girone di ritorno, però certo una vittoria riporterebbe a 1. Sì, poi soprattutto che vittoria, no? Psicologicamente, esatto, se la Pinettina conquista qui un'altra vittoria, psicologicamente per l'Aquila era una bella botta. E al contrario sarebbe una bella mazzata invece per la Pinettina qualora dovessero perdere in casa, anche perché sinora lo stanno facendo anche con una prestazione, insomma... Non... Diciamo che la giornata no, ecco, sta coincidendo nella... esatto, sì, con un'ottima giornata invece dell'Aquila. Dell'Aquila, ma poi davanti al proprio pubblico non è certo. Vabbè, comunque capita. Ci pensano molto, come state vedendo, insomma, prima di decidere il da farsi, perché adesso sul 7-2 non è semplicissimo, adesso ogni boccia, vediamo intanto un po' di pubblico. Tra le file riconosciamo l'arbitro internazionale Fabrizio Fortunati, anche una gloria del boccismo internazionale Giorgio Cairoli. 7-2 per l'Aquila, basta un punto per andare a giocarsi il primo set. Di Formicone resta molto corto e anche questo è sintomatico, insomma, del momento. Tireranno il pallino ovviamente adesso. Tra le fila c'era anche il riposo del categoria B, della serie B del campionato, abbiamo visto diversi giocatori, c'era anche Vincenzo Natale, Antonello Natale, Palma, Facciolo, insomma tutti, molti sono accorsi a seguire questo incontro di cartello. Intanto un altro errore di Benedetti. Fabio Palma, che anche lui è un ex sostanzialmente per la Pinettina, adesso lo colpisce. Va il pallino. Però. Benedetti. Colpisce ma resta comunque piuttosto largo. Sì. E hanno già tirato 3 bocce, attenzione. Situazione che è già molto critica per ma la Pinettina. Si intuisce anche dalla camminata come Benedetti si è un po' sconfortato. Sì, tra l'altro continua a guardare insistentemente la corsia accanto. E sì, come a sperare che dall'altra parte le cose stiano andando meglio. L'accosto intanto di Barbieri, immaginiamo non si lascerà sfuggire questa occasione. Ghiotta. Altro ottimo accosto il suo. Eh sì. E adesso gli dice Benedetti. Buona dice la giocata di Sebastiano Barbieri. Dice a Formicone di tirare la corta sperando in un rimpallo sulla sponda frontale, intanto continua a seguire l'altra partita. E allora andiamo a vedere questa giocata un po' alla biliardo. Piuttosto bene riuscita, però, un po' fortunosa, sparecchia la boccia, però. Ne mette 3 lì intorno. E adesso vedete Barbieri che sta indicando ovviamente a Savoretti la boccia corta per cercare di fare una giocata simile. Sono 3 punti a terra per la Pinettina. E viene chiamato il tempo, il time out. Ancora un time out, rientra quindi in campo Tarquini. E beh, adesso devono decidere, potrebbe anche tirare la boccia del punto, ma insomma anche le altre due non sono poi così distanti dal pallino, quindi probabilmente cercheranno la corta per andare verso l'angolo di sinistra. E la sta messa anche abbastanza bene, perché smezzata porterebbe tutte e due le bocce là. Abbiamo visto però un'espressione non troppo felice di Formicone guardando cosa sta succedendo nella corsia a fianco. Anche lì il punteggio non è a favore. No, assolutamente. Il pubblico in silenzio, lo vedete bene anche da questa immagine. Non sentiamo che cosa sta dicendo. Però qualche
schiaffetto di incoraggiamento, qualche buffetto al... a Savoretti. Sì, è una delle sue punte di diamante. Vedete, infatti, sentito, l'avete sentito adesso, diceva di là sono 7-2. Se non 7-2 per l'Aquila dalla parte nella corsia a fianco. Cioè, o meglio, hanno probabilmente il settimo punto in terra. Vediamo, intanto Savoretti tira la corta. Chiede anche a Manuelli di spostarsi. Sì. Non vuole assolutamente alcun tipo di disturbo. Colpisce. Altro rimpallo. Assolutamente sì. Diciamo da biliardo. Gran bella giocata, gran bella giocata. E allora, chiude qui 8-2. 8-2. La Pinetina va a vincere questo set. Siamo quindi sul 4-1. E dall'altra parte il risultato era 7-2 per l'Aquila. Se dall'altra parte si aggiudica il set l'Aquila, vuol dire vittoria per vittoria della gara finale. Sì, per tutte già in realtà il punteggio era 5-2, parlavano di una possibilità di arrivare sul 7-2, insomma. Intendeva dire comunque adesso al di là del punteggio, Tarquini intendeva dire. Avevamo sentito un 7-2, erano quindi ipoteticamente due punti a terra per l'Aquila. Probabilmente ora l'attenzione ovviamente è rivolta in quello che sta accadendo nella corsia a fianco. E il 7-2 a cui faceva riferimento Alan probabilmente era su quel campo, come per dire noi stiamo 7-2 in questo set, anche noi dovessimo perdere uno non succede nulla, poi addirittura Savoretti invece ha colpito. Okay. Allora la inquadratura si allarga, noi cerchiamo di abbiamo vedere visto, cosa sì. sta accadendo dalla parte nella corsia. Eccola adesso, perché eccola vedete qui, eccola qui e allora due punti in terra, siamo sul 5-2, è rimasta l'ultima boccia in mano a Tomao, tanto la volata di Benedetti, altro errore. Errore nel frattempo di Benedetti. Di là è grave la cosa. Mi sa che ci dovremmo affidare al pubblico. Perché da quello che abbiamo visto al volo, se non colpisce il pallino e salva il tiro, Tomao probabilmente... Tanto il volo stavolta colpisce. Ma il silenzio, ecco, vedete, si fermano tutti. Ed ecco proprio, è accaduto proprio questo. 5-1 per il parziale, ovviamente, sì. Perché è andato a vincere questo set. Allora è la vittoria dell'Aquila contro la Pinetina a riaprire il campionato. Erano 4 i punti di vantaggio della Pinetina sull'Aquila, ora un solo punto di vantaggio e soprattutto si preannuncia un'ultima gara del campionato interessantissimo. Eccoli qua i risultati della giornata con la vittoria di Ancona su Monte Granaro, vittoria col Bordolo su Monte Gridolfo, vittoria Fashion Cutter sul Fonte Spina e vittoria di MP Filtri Rinascita su Cacciatori. Ma noi andiamo a sentire le interviste di fine gara. Beh, venendo a vincere qui ci siamo rimessi ad un punto dalla Pinetina e quindi abbiamo praticamente risistemato la classifica, perché per noi era fondamentale innanzitutto non perdere, perché perdendo andavamo a meno 7, sai, poi le cose si facevano difficili. Già il pareggio ci poteva anche stare perché avevamo tutto un girone di ritorno da giocare con lo scontro diretto in casa. La vittoria è il top e quindi ora ripartiamo praticamente alla pari. E allora apertissimo il campionato per quanto riguarda il titolo finale, discorso diverso Francesco invece va fatto per il Fonte Spina che ora è a soli 5 punti, ennesima sconfitta. Sì, Fonte Spina che adesso sembra davvero un po' troppo staccata per il discorso di retrocessione, rientrata invece a pieno titolo, 4 squadre in un punto per, sempre per la lotta in una bassa classifica. E allora da Alan Garde, Francesco Ferretti, è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.